Ragazzi, pazzeschi, pazzeschi. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto che non è fantastico, è di più, è magico, si chiama Magic Mask. È un visore, degli occhiali, chiamiamoli come vogliamo, che ci danno veramente tantissime possibilità di utilizzo. Sono stati inventati da due ragazzi norvegesi, sono usciti in commercio nel 2016, ma solo adesso hanno trovato, diciamo, una collocazione ancora più utile di quando sono stati inventati. Sì, perché loro sono stati inventati per vedere film e serie TV, che è quello che fanno benissimo, però erano, diciamo, nati solo per quello. Infatti all'inizio si chiamavano Movie Mask e non Magic Mask. Infatti tuttora il sito ufficiale si chiama Movie Mask, e infatti erano nati per vedere film e lo fanno in maniera incredibile. Ma adesso hanno trovato un altro utilizzo. L'utilizzo di cui vi sto parlando è all'interno del mondo dei droni, cioè questi occhiali che possiamo usare per vedere film, foto, YouTube, tutto quello che vogliamo vedere a livello video, mentre adesso li possiamo utilizzare anche per loro, i nostri amatissimi droni. E non parlo solo di loro, droni DJI, parlo di qualsiasi drone che abbia un'applicazione. Sì, perché loro, a differenza dei classici occhiali o visori che siamo abituati a utilizzare, quelli economici per intenderci, quelli in cui mettiamo lo smartphone, come lo mettiamo anche in questo, ma poi su questo arriviamo tra un po', in cui dobbiamo avere l'applicazione che ci dà la possibilità di usare questi visori economici che costano 15, 20, 30 euro, quelli che ho portato sul canale più volte anche con il Paro Tanafio, con le applicazioni di terze parti per i droni DJI. Appunto, bisogna avere delle applicazioni in cui lo schermo viene diviso in due con la stessa immagine all'interno delle due parti. Però questo cosa comporta? Uno, che dobbiamo avere delle applicazioni dedicate che facciano appunto questa funzione di andare a dividere lo schermo e duplicare l'immagine in due porzioni. Ma poi tutto questo va a perdere notevolmente la definizione, la qualità di quello che stiamo guardando. E in più, all'interno di questi visori molto economici, anche le lenti stesse sono di bassissima qualità. Qua invece questi ragazzi hanno fatto una cosa incredibile. Perché? Perché hanno studiato, ovviamente appoggiandosi a delle aziende che producono lenti, una lente incredibile. Praticamente è una lente unica, se vogliamo, quindi non abbiamo bisogno di avere un'applicazione che vada a dividere lo schermo in due, ma qualsiasi cosa che viene trasmessa all'interno del cellulare sarà possibile vedere all'interno di questo visore. E quindi capite bene che tutte le applicazioni di droni, che siano loro, questi droni che attualmente non hanno applicazioni di terze parti, perché il Mini 2 o l'Air 2S non ha applicazioni di terze parti che facciano questa cosa di dividere lo schermo in due porzioni, mentre adesso è possibile utilizzarli con lui, ma utilizzare anche qualsiasi drone low cost, basta che abbia un'applicazione. Quindi tutto quello che viene trasmesso all'interno di uno smartphone è possibile vederlo attraverso questo visore. Ma la qualità, ragazzi, che vedete è qualcosa di spettacolare. Più il vostro smartphone avrà una risoluzione alta, più quello che vedrete all'interno di questo visore sarà incredibile, perché poi si crea un effetto cinematografico pazzesco, perché non vedrete la dimensione dello smartphone come se avesse lo smartphone qua davanti, no. Avrete un'immagine gigantesca davanti a voi rispetto a quello che è la dimensione di uno smartphone, e in più anche leggermente avvolgente. È qualcosa di fantastico, perché questi ragazzi norvegesi puntano appunto a ricreare quello che si vede quando si va al cinema, e ci sono riusciti benissimo. Quindi, mettendo all'interno di questo visore lo smartphone, avrete una qualità incredibile e vedrete con il vostro drone diciamo, un punto di vista diverso da quello che siete abituati a vedere di solito. Ma perché? Facendolo in più con una qualità incredibile, è questo che veramente ci dà una soddisfazione pazzesca. Perché pensiamo agli occhiali del DJI FPV, questi occhiali che costano un sacco di soldi, ma non perché sono solo occhiali. Ovviamente all'interno di questi occhiali, oltre alla qualità, oltre al ritorno video, abbiamo anche tutte le informazioni, abbiamo un display qua, non bisogna mettere uno smartphone, ma quando li andiamo a indossare per la prima volta, quando acquistiamo questo drone, rimaniamo a bocca aperta, perché la qualità visiva che vediamo è pazzesca. E volare con lui con una qualità visiva pazzesca, capite che è qualcosa che ci lascia veramente sbalorditi e ci dà una soddisfazione incredibile quando andiamo a volare su paesaggi pazzeschi. Ed è quello che succede con loro, cioè quando voi andate a indossare loro rimanete a bocca aperta, soprattutto se arrivate da dei visori, come vi ho detto, da 15-20 euro.
o anche se avete provato questi occhiali DJI FPV, rimanete a bocca aperta, perché comunque avete un prodotto molto simile a questo dal punto di vista della qualità che vedete a livello di immagine e dettaglio e definizione. Quindi ragazzi, adesso volevo farvi vedere cosa c'è nella confezione. La confezione è molto semplice, vi arriva appunto in questa confezione di cartone molto rigido. Ok, adesso vi faccio vedere cosa c'è nella confezione, se mai riuscissi ad aprirla. Vediamo. Ce l'ho fatta. Ok, gli occhiali vi arrivano all'interno di questa sacca Magic Mask, sacca che è molto utile per trasportarli quando andate a volare con i droni, soprattutto perché se siete a casa a guardare i film la sacca magari non vi serve, ma se andate a volare sicuramente vi serve. Un panno in microfibra per pulire le lenti e un manualetto di istruzione. Quindi quello che c'è nella confezione è davvero molto semplice, ma adesso guardiamo loro, i Magic Mask. Allora, gli occhiali, o meglio il visore, è molto molto semplice, è fatto di questo materiale tipo stoffa, che ovviamente non è una stoffa, però diciamo per intenderci è un materiale molto simile. Abbiamo il classico aggancio a tre elastici, quindi come quello che abbiamo anche sul DJI FPV per intenderci. E qua ragazzi, il punto forte, vedete la lente. La lente è una lente unica, quindi è divisa sia a metà, però non ha le due lenti come siamo abituati con, come vi ho detto prima, i visori economici. Quindi questo permette a questi occhiali di utilizzare qualsiasi applicazione che non abbia nessuna funzione di splittare lo schermo. Qua abbiamo la possibilità di bloccare o sbloccare il blocco della regolazione del fuoco. Quindi se io vado a girare questo, a questo punto rimane bloccato. Come lo vado a regolare? Vado così, vado a girare e vado a bloccarlo, di modo che anche se li metto nella sacchetta e li trasporto, non vado a sregolare quello che è la messa a fuoco per il mio occhio. Ovviamente quando poi li utilizzerà qualcun altro che se lo deve regolare, lo sblocca e va a regolarseli come vuole. Un'altra cosa da non sottovalutare è la possibilità di utilizzare questi occhiali o visore con gli occhiali quelli ottici. Quindi se avete gli occhiali ottici, ragazzi, ci stanno tranquillamente senza nessunissimo problema. E un'altra cosa che volevo farvi vedere è come andare a inserire lo smartphone. Allora, lo smartphone all'interno di questo visore ci sta di qualsiasi misura, quindi possiamo arrivare tranquillamente a un iPhone 12 Pro Max, quindi uno dei telefoni più grandi che c'è attualmente sul mercato, ci sta tranquillamente. Nel mio caso andrò a mettere l'iPhone 12 Pro, non versione Max, e volevo farvi vedere però, prima di inserire il telefono, l'aggancio dello smartphone. Allora, questi occhiali sono di una semplicità incredibile a livello di materiali, anche se tutti i materiali molto semplici ma molto curati, quindi sono materiali di una semplicità estrema, ma scelti molto molto bene. Ovviamente il prezzo, che è di $129 di questo visore, è dato non dalla struttura del visore quanto da queste lenti, perché come sapete le lenti di qualsiasi prodotto, che siano occhiali ottici, che siano fotocamere, che siano lenti di qualsiasi cosa, se sono lenti di altissimo livello hanno un prezzo davvero importante. E ovviamente qua il prezzo è influito sia dall'ingegnerizzazione di creare queste lenti che non esistevano, che ci permettono appunto di avere la possibilità di vedere qualsiasi cosa con qualsiasi applicazione all'interno del nostro smartphone, ma soprattutto anche la qualità della lente, che mantiene una risoluzione del nostro smartphone incredibile. Quindi più lo smartphone, come vi ho detto, avrà una risoluzione alta, più quello che vedrete sarà di qualità pazzesca. Allora, lo smartphone si inserisce in maniera, come vi ho detto, molto semplice. Infatti gli agganci, vedete, sono due agganci in plastica trattenuti da un elastico, quindi l'elastico va a regolare e stringere quello che è lo smartphone all'interno del visore. E guardate con che semplicità lo andiamo ad inserire, cioè è fantastico. E come vedete di spazio ce n'è ancora intorno al mio smartphone, in questo caso, come vi ho detto, iPhone 12 Pro, quindi anche il Max ci sta tranquillamente. Poi, da quando questi visori sono diventati Magic Mask, è stato aggiunto questo, diciamo, sportellino, che poi è uno sportellino, adesso vado a togliere il telefono, uno sportellino in velcro, quindi lo si può andare a rimuovere. Che cosa serve? Serve per andare ad inserire lo smartphone e avere la telecamera
esposta. Vedete che la telecamera è esposta, quindi lei può inquadrare questo perché è possibile utilizzare questo visore anche con le applicazioni di realtà aumentata. Quindi ovviamente per la realtà aumentata c'è bisogno delle fotocamere, e in questo caso abbiamo la fotocamera esposta. Ma se la fotocamera ovviamente non ci interessa, non dobbiamo utilizzare nessuna fotocamera, andiamo a rimettere il nostro pezzettino di velcro. Chiudiamo, perché per un risultato ottimale non deve entrare la luce, quindi questo velcro va a chiudere il buco che c'è per la fotocamera. Poi se avete una fotocamera più piccola, più grande, potete andare a ritagliare il velcro, quindi dargli una forma in base alla fotocamera che avete. Tutto questo per non fare entrare la luce nel caso vi serva la fotocamera, se no lasciate il quadratino qua dietro ed è tutto a posto. Quindi a questo punto non ci resta che farvi vedere il collegamento per utilizzare i droni. Allora, in questo caso, per utilizzare i droni DJI basterà andare a utilizzare il cavetto che utilizzate normalmente per la ricarica dello smartphone. Andate ad inserire la spinetta, perfetto, poi andate a chiudere il coperchio, fate girare la cerniera fino a contro al cavetto di modo che non entri la luce, e qua nel fianco vedete esce solo il cavetto. A questo punto il visore è pronto per essere indossato. Una volta che avete tutto montato, andate a togliere il cavetto originale del radiocomando DJI in questo caso e andate a mettere un cavetto OTG. Il cavetto OTG deve essere una presa Type-C da questa parte e da questa parte una presa USB. Poi vi lascio il link in descrizione anche del cavetto, oltre ovviamente che dei Magic Mask. Vado ad inserire il cavetto dove è inserito il cavetto originale e a questo punto sono pronto ad utilizzare il drone in modalità FPV. FPV cosa vuol dire? In prima persona, quindi potrò volare come quando utilizzo normalmente questi droni, ma in più, utilizzando i droni DJI, in questo caso Air 2S o anche il Mini 2, all'interno delle impostazioni dell'applicazione DJI Fly c'è la possibilità di andare a impostare il gimbal in modalità FPV. In quel caso allora avremo il drone che in modalità FPV, nel senso che voleremo in prima persona, avremo anche le riprese video come sono fatte da un DJI FPV o da un drone tipo un drone FPV di questo genere. Ovviamente il drone sarà sempre pilotabile nello stesso modo, cioè con tutta la sicurezza DJI, quindi il drone sta fermo in overing, a livello di pilotaggio non cambia assolutamente niente, ma il risultato cinematografico è sicuramente spettacolare. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se utilizzate un DJI Air 2S o un Mini 2 e lo mettete in modalità FPV, nell'applicazione vi trovate un drone che si comporta come lui quando è in modalità sport o modalità normal. Quindi questo drone, che se lo si utilizza in modalità sport, modalità normal, ha le caratteristiche di volo a livello di sicurezza, cioè overing, sensore anticollisione, cioè il comportamento del drone è come un drone di questi, per intenderci, dal punto di vista di sicurezza del volo. Non bisogna avere una preparazione di volo come quando si utilizzano questi o come quando si utilizza lui in modalità manual o anche chiamiamola acro. Allora in quel caso bisogna avere una preparazione, un allenamento, aver fatto una determinata pratica, perché altrimenti il rischio di andare a sbattere è dietro l'angolo, perché comunque, come sapete, quando il drone è in modalità acro non sta fermo neanche in overing da solo. Ma se questo drone lo usiamo in modalità sport o normal con il suo visore, mentre usiamo uno di questi con questo visore, ragazzi, il risultato è pressoché simile, sia da come qualità video che abbiamo nello smartphone, che davvero incredibile, quindi si avvicina davvero tanto a quello che è la qualità video che abbiamo negli occhiali del DJI FPV, e anche dal punto di vista dell'utilizzo è molto molto simile, perché comunque il drone si comporta come volo simile, e col gimbal messo in modalità FPV anche le riprese video saranno molto molto simili. Quindi se avete un drone DJI e vi comprate questo visore da $129, ragazzi, avete l'effetto che ha questo drone, che costa un sacco di soldi in più. Ovviamente se usato in modalità sport, se lo si usa in modalità manual, tutta un'altra cosa, perché non è solo il ritorno video in prima persona, ma lo si utilizza proprio in prima persona, nel senso che ogni cosa che fa il drone è fatta da noi, quindi allora quello è un altro discorso. E una cosa che mi spiace, ovviamente adesso potrei uscire e far volare il drone, ma non potrei comunque farvi vedere cosa si vede all'interno di questo visore. È una cosa che vi dovete fidare e dovete acquistarli e poi scoprirlo. E per fare tutto questo avete anche 30 giorni di tempo per rendere il prodotto se non dovesse piacervi. Quindi all'interno dei 30 giorni avete la possibilità di rendere il prodotto.
prodotto, nel caso non sia quello che pensavate, ma vi assicuro che è qualcosa di pazzesco. Dimenticate quello che sono gli occhiali e i visori che siete abituati ad utilizzare normalmente, ma prendete come riferimento dal punto di vista della qualità video loro, il visore del DJI FPV. Quello è il punto di riferimento come qualità. Poi ovviamente quello è un altro discorso, perché all'interno di quello non ci vanno smartphone, cioè quello è un'altra cosa, ma come qualità e come impatto visivo vi assicuro che è molto molto simile. Cioè io ho pilotato droni con questo visore, con i visori analogici, con i visori DJI per questi droni, diciamo, chiamiamoli così, racing, e vi assicuro che qua c'è una qualità incredibile, roba che inimmaginabile con i visori economici che siamo sempre stati abituati ad utilizzare quando usavamo le applicazioni di terze parti, mentre qua il bello è che usiamo la sua applicazione originale DJI Fly o l'applicazione di qualsiasi drone low cost, quindi anche il drone Fimix 8 o l'Apsanzino o i droni della ZLRC, qualsiasi drone vogliate utilizzare con il visore, in questo caso potete, basta che abbia un'applicazione per poterci volare. Quindi ragazzi, il mio consiglio, se avete un drone DJI o anche un drone low cost, ma soprattutto se avete un drone DJI che potete anche andare a mettere il gimbal in modalità FPV, di acquistare assolutamente questo visore. È qualcosa di spettacolare e di geniale, non c'è nessuna alternativa attualmente a questo, non c'è stato niente di simile a questo. E poi potete guardarvi anche film, serie TV, avete Netflix, avete Amazon Prime, avete Disney Plus, o volete guardare su YouTube i miei cinematic video dove porto i miei droni a volare in queste location bellissime, magari in montagna, sul lago, al mare, cioè tutte queste location in cui li faccio volare, che comunque sono bellissime dal punto di vista panoramico, con questi occhiali tanta tanta roba. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione per poterli acquistare, dategli un'occhiata, ma se avete un drone meritano di essere provati, perché la qualità che avete all'interno di questo visore a livello di qualità video è qualcosa di incredibile, soprattutto anche a livello di dimensioni che avete davanti a voi. È qualcosa di spettacolare, la prima volta che li andrete ad indossare rimarrete a bocca aperta, ve lo assicuro. Mi spiace solo che non posso farvi vedere cosa si vede all'interno, perché comunque anche se li inquadro con una telecamera non rende quello che realmente ci trasmettono quando li andiamo a indossare. Questa è una cosa che mi spiace, ma è inutile che vi faccio vedere un qualcosa che non è quello che realmente vedreste se li andate ad indossare. Quindi ragazzi, se questo video con le mie opinioni, le mie considerazioni, il mio straconsiglio di acquistare questi Magic Mask vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, spoiler anche di questi occhiali, era arrivato qualche spoilerino, voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telecom Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!